A tutti una buonasera, amici telespettatori di Canale 3 Toscana, ben trovati nella società della Contrada della Selva, perché oggi il Siena Football Club fa tappa proprio nella Selva. I giocatori hanno già fatto il giro del museo, hanno già fatto il giro della Sala del Vittorio, pure della Stalla, cosa che non abbiamo visto in tutte le contrade, quindi una cosa inedita. I giocatori hanno potuto anche toccare il nerbo vittorioso di Silvano Mulas, che vinse il Palio di luglio del 2010, preso, guarda caso, da Lorenzo Guasparri. Lorenzo Guasparri, che è un tifoso storico, e la curva del Siena è proprio dedicata a Lorenzo Guasparri. Quindi io, con l'onorando priore Benedetta Mosceni, vorrei partire proprio da qui. Il rapporto tra il Siena e la Selva è un rapporto strettissimo. Intanto, buonasera onorando. Buonasera a tutti, grazie veramente di questa possibilità che date alla Contrada della Selva di sottolineare l'importanza di questi incontri, queste serate che il Siena Calcio sta facendo un po' in tutte le contrade, ma stasera finalmente è qui da noi, una serata di festa e una serata in cui celebriamo un po' questo legame atavico che sempre esistito tra le contrade e appunto la squadra di calcio della nostra città, e i legami importanti, come appunto citati, di grandi contradaioli, grandi in questo caso selvaioli, appunto il nostro indimenticato amico Lorenzo Guasparri, ahimè prematuramente scomparso, ma che ha lasciato il segno in tutti noi, nella contrada e nel Siena. Ecco, non è l'unico, perché c'è l'attuale capitano appena eletto, Andrea Causarano, che del Siena è stato un protagonista delle promozioni storiche, è stato un protagonista anche del calcio italiano nazionale e internazionale, quindi un enorme protagonista. Adesso c'è Luigi Conte, team manager e segretario, quindi ecco, onorando, è felice, orgogliosa di avere due selvaioli come loro, che rappresentano così la città, rappresentano il Siena Calcio e lo sport? Assolutamente orgogliosa. Gigi Conte, tra l'altro dirigente di Contrada, esatto, Attualmente vice cancelliere, quindi con cui ho anche un rapporto ovviamente quotidiano, e che si fa onore anche lui in questo percorso lavorativo, ma che poi diventa probabilmente anche un percorso di divertimento, perché il tema è sicuramente un tema divertente. E il citato appunto Andrea Causarano, sappiamo i successi da medico sociale, medico sportivo del Siena, e che oggi le sue capacità, come sempre ha fatto anche nel corso della sua vita, mettendosi sempre a disposizione della Contrada, ma oggi appunto con questo ruolo importantissimo nel quale tutti riponiamo grandi aspettative, perché il capitano della Selva, sappiamo, deve essere un capitano che fa sempre ben figurare la nostra Contrada. È chiaro. Aggiungo, e vincere anche, si dice sempre. Possibilmente vincere. Aggiungo anche l'assessore Lorenzo Lorè, esatto, che stasera è anche qui con noi, assessore appunto del Comune di Siena allo sport. Anche lui, Lorenzo, per me è una persona di grande fiducia, avendomi fatto vicario generale subito prima di diventare poi di essere nominato assessore, e quindi veramente stasera siamo tutti insieme a celebrare questa serata che spero sarà di grande ospitalità per gli amici del Siena. Allora onorando, grazie mille per la presentazione, buon proseguimento di serata e anche una buona stagione sia per il Siena e anche una stagione contradaiola. Grazie mille onorando. Grazie a voi. Quelli che sono i contradaioli, c'è Luigi Conte, adesso membro della società della Siena Football Club, e poi c'è il capitano della Selva neoeletto Andrea Causarano, che abbiamo già avuto l'onore di conoscere, che con il Siena diciamo ci ha avuto a che fare parecchio, ecco. Qualcosa, dai. Qualcosa. Quanti anni? Solo 20 campionati. 20 campionati, ecco. Compreso gli ultimi due sofferti. Gli ultimi due sofferti, però ci sono state anche delle gioie importanti. Certo, gioie immense, tipo la promozione in Serie A, le due promozioni in Serie A, quella, la prima con Papadopoulos e la seconda con Conte. Soprattutto la prima fu un evento storico della città. Non so se vi ricordavate, c'era il concerto in piazza di Bocelli presentato da Pippo Baudo, allora erano tempi d'oro per i concerti, e fu sospeso per i festeggiamenti del Siena. Una pagina di storia di Siena, direi, più che di calcio.
Ecco, quindi insomma veramente cose importanti. Tra le pagine storiche ci sono anche appunto le scene del Siena nelle contrade, immagino lei le abbia fatte innumerevoli, insomma c'è un aneddoto, un episodio che ricorda con particolare piacere? Scene nelle contrade abbiamo fatte in tutte le epoche, in modo particolare quando vincevamo campionati erano scene che si rincorrevano una dietro l'altra. È chiaro che poi alla fine ricordo sempre un piacere quella nella selva, dove la selva stessa mi regalò un piatto meraviglioso che ancora conservo a casa, ricordava le mie 500 presenze in panchina. Che anno era? 2006-2007, mi sembra Giampaolo allenatore o qualcosa del genere. Okay, quindi comunque vedete è pieno di ricordi, adesso ovviamente c'è un nuovo ruolo con la selva che vedremo in piazza nel Palio d'Agosto, a meno che non esca chiaramente per il palio di luglio. Dottore, capitano di tutto, adesso è più concentrato chiaramente sulla stagione paliesca, ma segue anche la stagione del Siena? Certo, seguo la stagione del Siena, direi anzi che siamo vicini a un traguardo. E quindi quale miglior traguardo poteva essere in qualche modo aiutato da una contrada così vincente come la nostra? Quindi aspettiamoci questo traguardo, ormai l'aspetta tutta la società, l'aspetta lo staff, l'aspettano i giocatori e c'è solo da fare complimenti per quello che è stato fatto quest'anno e piano piano sta riportando Siena nei posti che merita. Grazie mille allora al capitano della contrada della Selva Andrea Casarano e gli auguriamo naturalmente una buona serata e una buona stagione anche paliesca. Grazie. Grazie mille capitano. Dunque, dopo aver sentito l'onorando Priore che ci ha presentato un po' la serata, andiamo a sentire un membro del Siena Football Club ma anche un contradaiolo. Il contradaiolo in questione è il segretario e team manager della Robur, Luigi Conte, ben trovato. Ben trovato a voi. Allora, parliamo un pochettino prima di tutto di contrada. Te che contradaiolo sei, se hai dei ruoli, se anche, visto che siamo qui nel museo Sala delle Vittorie, sei già entrato in piazza, sei alfiere, tamburino, presenta un po' la tua vita contradaiola. Sì, sono già entrato in piazza, sono entrato in piazza due volte, quest'anno rientrerò in piazza due volte come tamburino e attualmente sono vice cancelliere della Selva e in passato ho fatto il guardia fantino, ovvero quello che si occupa, come sapete bene, di guardare il fantino durante i giorni di palio e questa è stata la mia esperienza, l'ho fatto dal 2015 al 2020 e quindi ho vinto anche due volte grazie a Giovanni Azzeni. Ecco, a proposito di vittorie, perché la Selva diciamo che negli anni ci ha abituato a vincere i pali, quanti pali hai visto vincere te dalla tua contrada? Con quello di luglio del 2023, 7. 7 pali, quindi comunque un filotto importante. Quanti anni hai? 33. 33, quindi 33 anni. Posso assicurare che è giovane e 7 pali sono veramente, veramente tanti. Senti, oggi sei un po' emozionato a essere sia contradaiolo, ma anche membro insomma, della società bianconera? Sì, sono molto emozionato ma anche soddisfatto di aver riportato anche tutti i giocatori del Siena nelle contrade, e questo anche in partecipazione con Andrea Levorato dell'ufficio stampa, a cui rendo anche merito di aver fatto questo tour delle contrade, quindi sono soddisfatto di questo perché vedo l'entusiasmo anche nei giocatori, nello staff che comunque sono curiosi di sapere tutte le piccole dinamiche che avvengono all'interno di ogni contrada e d'altra parte sono anche orgoglioso di portare, insomma, di vedere i giocatori che tornano dopo tanto tempo nelle contrade e quindi magari riaccendere una passione anche nei bambini che magari potevano avere noi che abbiamo vissuto il Siena in Serie A e magari tornare allo stadio tutti insieme. Senti, cosa concilia secondo te, se c'è un qualcosa, un episodio che ti ricorda insieme il Siena e la Selva? Ma quando penso al Siena e alla Selva il ricordo va subito a Lorenzo Guasparri. Io penso subito immediatamente a lui, a quanto amasse tutte e due le realtà, che sia la Selva che il Siena, tutte le trasferte, quindi il ricordo è subito per lui, per Lorenzo, e quindi
questo è il primo ricordo e la prima cosa che mi viene in mente. Ecco. Naturalmente ovviamente la curva dello stadio Artemio Franchi, che quest'anno purtroppo non è potuto essere teatro delle partite del Siena, è dedicata proprio al Guaspa, come viene soprannominato da tutti i tifosi bianconeri. Senti, parliamo adesso, abbandoniamo un pochettino il discorso contrada, parliamo di Siena, parliamo di calcio. Una stagione bella, una stagione divertente, una stagione ricca di vittorie. Manca un piccolo ancora tassello per poter arrivare alla vittoria definitiva che ci riporterà finalmente in Serie D. Sì, dai, diciamo che il traguardo lo vediamo ed è ben visibile, mancano gli ultimi 3 punti, l'ultima partita contro Baldaccio Bruni domenica, e quindi manca solo questo, e il traguardo è lì e lo vediamo, e non vediamo l'ora di festeggiare insieme a tutti i nostri tifosi. E questo è stata una stagione lunga, dura e molto molto faticosa, però piena di soddisfazioni. Senti, quanta voglia c'è nel festeggiare proprio con i tifosi, fra cui molti sono anche tuoi amici, ecco, diciamo. Si era accesa anche la passione dei miei amici, che domenica verranno a Anghiari, perché giocheremo a Anghiari contro Baldaccio Bruni, e quindi invito anche tutti gli altri tifosi a partecipare domenica alla trasferta a Anghiari. E poi aspettiamo tutti i tifosi in casa di vittoria al ristorante Fonte Gaia, perché festeggeremo lì, faremo una cena con tutti i ragazzi, li aspettiamo tutti lì per fare un brindisi tutti insieme per l'eventuale vittoria del campionato. Speriamo di vincerlo appunto domenica, quindi tutti ad Anghiari e successivamente tutti a Fonte Gaia, ristorante Fonte Gaia, alla mossa, quindi semplicissimo, prima della mossa da riconoscere. Luigi, grazie, buon proseguimento, buona cena e buona stagione. Grazie a te. Allora, dunque, adesso cambiamo reparto da bordo campo all'attacco con Leonardo Granado, giocatore italo-brasiliano che nel fuori onda ha raccontato di avere una grande passione per i cavalli. Ce ne puoi parlare? Ciao a tutti, buonasera. Sì, da piccolo, abitando in campagna, entroterra in Brasile, normale, tutti sono abituati col mare e tutto, ma io sono un brasiliano un po' delle campagne. Ho sempre avuto i cavalli, sempre avuto degli animali a casa, perché mio padre è un agricoltore, e quindi da piccolo che sono cresciuto sempre montando a cavallo. C'ho dei cugini che tuttora fanno dei sport con i cavalli, e quindi tutta la storia del palio, no? Che con i cavalli, quanto il cavallo sia sacro per i senesi, per i contradaioli, abbiamo questa cosa in comune, che anche per me il cavallo è un animale molto importante. Ecco, ma monti a pelo o con la sella? No, con la sella. Però è capitato anche a pelo, da piccoli così, sai quante volte sono cascato e tutto, ma tutta una infanzia con sopra i cavalli. Quindi nel mondo del palio e delle contrade in realtà ti ci trovi, possiamo dirlo? Sì, sono anche sempre curioso, faccio 1000 domande sia a Masini, a Gigi, anche a te, non fuori onda, che parliamo sempre, perché mi incuriosisce e mi affascina molto. Ecco, oggi siamo qui, tappa nella selva, tra l'altro hai visto la stalla, hai toccato anche il nerbo, ho visto a un certo punto, cosa che non avevi visto intanto nelle altre contrade. No, l'avevo visto solo nelle vetrine, e poi perché anche io ce l'ho a casa, perché sì, perché da noi, cioè da quando sono piccolo che ce l'abbiamo noi a casa, poi uno dice perché cosa serve, però ce l'abbiamo perché so come è fatto, c'è tutta la procedura per farlo. Non sapevo che si usava quello nella corsa del palio, è un'altra cosa che abbiamo in comune. Quindi brasiliano, amante di Siena, amante delle contrade, amante dei cavalli, ma soprattutto attaccante, che fa rima anche con amante, attaccante. Hai segnato forse uno dei gol più belli della stagione, quello contro il Pontassieve, diretto sotto l'incrocio in area, da fuori area di rigore. Una stagione nel complesso bella per il Siena. Sì, sono contento di quello che abbiamo fatto insieme. È una stagione molto faticosa, soprattutto per i campi in cui siamo affrontati, perché ogni partita è sempre stata una battaglia,
spero piena di soddisfazione. Come diciamo sempre, di scontato non c'era nulla per come siamo partiti e per come siamo dovuto calare una realtà della categoria che è questa che stiamo affrontando. Che comunque penso che tutti, dalla società, dallo staff, dai giocatori, dal primo all'ultimo siamo comportati abbastanza bene e siamo appunto a breve a raggiungere il nostro obiettivo. Senti, dal punto di vista personale c'è stato un periodo senza segnare dove trovavi poco spazio, poi proprio due partite fa hai ritrovato il gol contro la Collegiana e nell'ultima partita bellissima, diciamo dal punto di vista del divertimento, un campo praticamente impraticabile, avevi anche guadagnato un rigore che però non è stato concesso al Siena, possiamo dirlo? Sì, no, c'è stato un periodo, soprattutto dopo il rientro dell'infortunio, che comunque sai, quando un giocatore si fa male poi deve avere un po' di pazienza sia per entrare di nuovo in ritmo partita, ma anche rispetto dei compagni che stanno giocando e facendo bene, perché da noi cioè, penso che chi è stato chiamato in causa, tutti hanno dato il suo contributo, hanno fatto bene, chi ha giocato ha fatto sempre il suo, quindi c'è stato un periodo che ho avuto un po' meno di spazi, però poi ho ritrovato il gol in una partita comunque importante, che sai, quando si avvicina l'obiettivo le partite sono sempre più importanti ed era importante anche per me, però ho sempre lavorato bene e quindi per me sia la partita in corsa sia giocando dall'inizio è importante che vinciamo. Poi quel rigore secondo me c'era perché mi ha tirato la maglia, però dai, la partita, cioè valutare questa partita tecnicamente non si può perché cioè, leggo tanto al limite della praticabilità, ma non era al limite, era oltre proprio perché sì, quello... Però è stata una partita di cuore, è stata bella per quel motivo, dai. Certo, sì, si vede tutti noi, tutti i compagni che si buttavano, ci buttavamo in mezzo al fango, suoni il pallone, poi a un certo punto ho cercato di portare la palla è rimasta dietro e si torna. Cioè, penso che abbiamo dimostrato anche questa domenica l'attaccamento alla maglia, l'attaccamento alla squadra, quanto volevamo non perdere quella partita che si era messo un pochettino male. Senti, adesso c'è un'ultima sfida per un'ultima, ce ne sono altre in realtà, ma quest'ultima ad Anghiari potrebbe già essere decisiva, anche un gollettino magari, perché a Siena si dice il gollettino che può dare il campionato al Siena? Ma magari, perché si dice sempre tutti i gol sono importanti, tutte le partite sono importanti, ma quello che si ricordano di più sono gli ultimi, e quando è una partita chiave per raggiungere l'obiettivo. Io me lo auguro perché ce lo meritiamo tutti, ma l'importante è che andiamo là, stiamo lavorando bene già da ieri, andiamo là, facciamo il nostro dovere e festeggiamo tutti insieme. Ottimo, allora noi siamo pronti ad accoglierti, siamo pronti ovviamente a commentarti in quella domenica, in quella trasferta. Un ultimo invito, che cosa vuoi dire ai tifosi che sicuramente hanno seguito il Siena, numerosi, sono sempre stati presenti nonostante le difficoltà e che forse già domenica potrebbero festeggiare? Voglio invitarvi a tutti i tifosi, che siete venuti sempre, ci avete sempre sostenuto in ogni campo, ogni partita, e ci manca l'ultimo sforzo. Vi aspettiamo numerosi e che speriamo che domenica festeggiamo tutti insieme. Ottimo. Leonardo Semeao Granado, ti ringraziamo infinitamente, buona stagione e buona cena. Grazie a te. Grazie.